Ciao a tutti, come state? Spero bene. Allora, siete pronti per il terzo libro delle principesse del regno della fantasia? Spero di sì, perché oggi andrò un po' più veloce, non perché ho qualcosa da fare, ma perché ci sono le stesse cose, già io mi sto scocciando a dirle sempre le stesse. Mi piace ovviamente dire come sono vestite perché è una cosa che adoro, però dire sempre Thea Stilton è scritto così, il libro è così, quindi andrò un po' più veloce. Cavolo, sta già quasi un minuto. Quindi vabbè, iniziamo subito. Questo è il libro che, vabbè, sta sempre Thea Stilton, no, il nome, che in questo caso è principessa del deserto. Sotto sta l'immagine che adesso, di cui adesso vi parlerò, dove sta il logo e PM. Vabbè, qua c'è la principessa, dove i simboli principali sono questo, mi sa, cerchietto, le perline tra i capelli, il suo bracciale, questo qua del cavallo. Vabbè, andiamo avanti. Questo qua è il di dietro e sta, diciamo, l'ombra. No, non è l'ombra, diciamo che è il castello. Che però non si vede molto bene per via del vento, molto pieno di sabbia. Poi vabbè, c'è sempre la solita introduzione, il sito, l'edizione, e beh, sto coso. Quindi dice, la città di Roccadroca, che sarebbe questa, è in gran fermento, il mercato delle sabbie sta per cominciare, ma di notte le stelle si nascondono nel cielo e un vento inquieto attraversa il deserto dei sussurri. Quando la cugina della principessa Samaspe dirà nel nulla, i presagi diventeranno realtà, una minaccia terribile incombe sul regno. Quindi poi qua sta sempre Thea Stilton e l'introduzione del libro. Come vedete c'è una cornicetta, vabbè, qua c'è la continua dei capelli, c'è questa cornice che sono tipo delle croci o dei cerchi, vabbè, è un po' tutto strano che non capisco. E vabbè, sta scritto il regno della fantasia è in pericolo, qualcuno sta cercando di rubare le strofe della canzone del sonno custodite dalle principesse dei cinque regni. Il principe senza nome vuole riunire quei versi segreti per riportare in uge un antico incantesimo e compiere la sua vendetta. Dopo aver fallito il suo obiettivo nel regno dei ghiacci eterni, l'uomo è riuscito a sottrarre la strofa nascosta nel regno dei coralli. Ora toccherà la principessa del deserto guardarsi dalle trame del principe senza nome, anche se le sue arti sono potenti e i suoi piani molto insidiosi. Vabbè, poi qua dice a Roccadroca, capitale del regno del deserto, sta per iniziare l'annuale mercato delle sabbie. Tutti aspettano il discorso della principessa Sama per dare il via ai loro commenti con i mercanti, però giungono in città anche un giovane del temperamento ribelle e un misterioso ricercatore dell'Accademia del Regno. Ok, vabbè, andiamo avanti. Qua sta sempre il nome della principessa che sa, ma qua la principessa, come al solito, qua sta sempre, stanno sempre tutto, tutte le principesse che non sono in ordine ovviamente, e qua e dietro sta lo sfondo del deserto. A me piace molto Sama, è il mio terzo sì, personaggio preferito. Il secondo è Kalea, però di bellezze proprio mi piace tantissimo, specialmente come sta qua. Ha tante treccioline, tutti i suoi capelli sono pieni di treccioline e di perline, come vedete colorate, e sono lunghi e marroni. Sul volto non ha nessun ombretto, blush, niente di che. Le sue sopracciglia sono molto sottili e i suoi occhi marroni scuri, molto profondi, anche se è la più grande. Solo un po' di rossetto che è anche solo di sopra, che è un po' rosso.
Mi piace molto il suo vestito ed è complicatissimo. Ma vabbè, partiamo dagli accessori. Come al solito, vabbè, le perline. Ha diversi bracciali di d'oro. Vedete, tutti abbelliti con pietre preziose. Ha pure un bracciale al piede che poi finisce con delle perline al dito. È l'unica con Yara che ha i pantaloni. E insieme a Kalea è l'unica che sta scalza. E vabbè, poi ha delle maniche lunghe, molto grandi, ampie, e sono bianche. Ha un corpetto dorato, che vabbè, qua c'è pure un po' di stoffa, e qua ha delle cinture dorate. Poi questi qua non sembrano, ma sono pantaloni, sono molto grandi, qua forse si vedono un po' meglio, come vedete. Qua sembrano più un'enorme gonna, vabbè, e sono bianchi, quindi alla fine è difficile da fare, però in 448 si riesce a dire il look di Samà, scusate. Ovviamente entrando c'è sempre il regno. Questo è il regno del deserto, il regno di sabbia, scusate. Poi sta di nuovo sempre il logo e il numero. Qua tutto scritto e poi di nuovo Thea Stilton, principessa il titolo che è principessa del deserto, l'immaginetta e PM. Andando avanti ci sono i personaggi, i principali sono Samà, Daishan o Daisan, come volete chiamarle, insomma, Rubin e basta, sì. Vi leggerò solo Samà, perché è la principessa. È la principessa del regno del deserto. Ha un carattere saggio e responsabile che si addice perfettamente al suo ruolo di regnante e di primogenita tra le principesse del regno della fantasia. Poi qua di nuovo c'è Thea Stilton che parla, poi c'è la prima parte e vabbè la seconda come al solito. E qua i segreti di Saman. A differenza delle altre non c'è nessun portone, c'è solo questa entrata di legno, mi piace molto, e poi si vede il deserto e il regno. E poi, vabbè, Rocca d'Oca, scusate, mi ero dimenticata. Qua ci sono pure delle tendine, come per dire, entrate, poi vabbè. Poi stanno tutte. E poi, stranamente, io mi aspettavo delle tendine chiuse, si vede il baobab e tutto l'orto, in pratica. Non capisco però il perché di questa cosa. Poi ovviamente c'è di nuovo Thea Stilton che parla. E dopo c'è l'indice. E infine ci sono i libri. Tutti gli altri sono usciti e il grande regno. E niente, così abbiamo finito il libro. Spero che questa review vi sia piaciuta. Se avete notato, io non ho messo questa parte, non ho fatto vedere questa parte perché è inutile. Cioè, alla fine si vede solo la mezza testa di Amira, quindi è inutile. Se per caso avete visto, anche se non mi avete mo in molte risposto a Principessa dei Ghiacci, comunque ho voluto mettere gli altri perché non si sa mai. Perché comunque se le mie amiche, siccome alcune mie amiche che conosco lo vogliono continuare a vedere le mie review, mi hanno detto di continuare perché loro non possono, cioè non mettono i commenti, e così continuo. E ho deciso di continuare perché comunque questa collana è bellissima, mi piacciono tantissimo. E niente. Vabbè, spero che vi siate divertiti a vedere questo video.
Niente, se mi chiedete ancora, è arrivata dalla bambola. No, non è arrivata, anche perché questo video non so quando lo metterà mio padre, perché lui li mette, ma io l'ho fatto oggi, che aspettate che adesso vedo. È 23, non lo so quando lo potrebbe mettere, mi sa lo metterà il 25. Ma comunque ancora non è arrivata, non so se poi il 25 mi arriva la bambola, vabbè. Comunque non credo. Io continuo a fare i video delle principesse del regno della fantasia, anche perché ne ho altri 8 da fare. Quindi preparatevi, tenetevi pronti perché io ne farò molti, molti altri. E niente, questo video è venuto più corto degli altri due, anche perché l'altro è venuto di 12 minuti, mi sa qualcosa, e questo di 11, ma credo per quanto sto parlando, credo che pure questo verrà di 12. Vabbè, comunque spero che vi sia piaciuto. Di nuovo l'ho detto, vabbè. E ciao!